Oggi abbiamo incastrato, nel vero senso della parola, la nostra amica Alessandra Melini. Con lei un appuntamento fisso il sabato pomeriggio, con lei e i suoi bambini, e noi lo aspettiamo, tant'è vero che se non passa io poi mi sento quasi in dovere di mandare un messaggio e di dire tutto bene? Non so, da quanti anni è che sei qui, Ale? Io sono qui da... sembrano sempre tre, ma in realtà sono diventati sei, sì. Casa mia è dov'è che amo, e quindi può essere ovunque. E Pesaro non è la mia città, o è adesso la mia città, come poteva essere prima Milano, poteva essere, non so, Ginevra, vari posti in cui ho vissuto, può essere una stanza d'albergo dopo 3-4 giorni che ci sono dentro, perché amo anche due. Sono qua... tolta la casa, il mio tutto, la famiglia, quello è, Pesaro per me si riduce sostanzialmente in due punti. Due nuove dipendenze, quelle che avevo prima le ho mantenute, venendo a Pesaro ne ho create di nuove. E una è il mare, attraverso la strada e ci sono, e non credo che potrò più farne a meno. E vengo qui e l'altra mia dipendenza, in qualche modo il catalogo, il mio punto pesarese. Che da subito ho sempre voluto riraggiungere. Poi sono entrata, non ricordo quando, però ricordo la sensazione. La sensazione era una sensazione non unica, ma rarissima. Una sensazione di una sorta di appartenenza. Sai, quei luoghi che in qualche modo ti evocano un ricordo, che ti sembra di esserci già stati perché ci appartieni. Una casa, ma per una volta una casa quasi concreta. Una casa fatta di cose, c'erano tutti questi libri, c'era quella bellissima statua, la volta, le travi, poi questi libri che cambiano sempre, no? Perché è una vera libreria questa, quindi è una libreria di libri che scorrono. E profumava un po' di ricordo e un po' di inevitabile appartenenza. Ed era una sensazione che avevo già provato, ovviamente con declinazioni diverse, ma molto rara. Ho pensato a cosa fosse significata per me questa quarantena e la verità è che non riuscivo a trovare fondamentalmente niente. Mi veniva solo una sensazione, una sospensione, una sorta di sospensione sommersa, cioè non c'era il sopra, né il sotto, non c'era il davanti, né il dietro, però non riusciva a venirmi in mente davvero niente. Cioè, di solito ho un'idea su tutto, mi viene facilissimo esprimere un'opinione su qualunque cosa. Su questo non mi veniva niente. Ho dovuto abbassarmi un po' di mezzo metro, mi sono messa un po' all'altezza dei miei figli e questo mi ha aiutato a dargli un nome, una parola, un volto, non lo so, il volto ce l'hanno tolto. Ma... il 21 febbraio scoppia il primo caso di Covid a Codogno, io cosa faccio? Prendo la macchina e vado a Milano a una festa, a Chinatown. Con il mio compagno. Sono tornata dal mio weekend milanese ed era in qualche modo tutto cambiato. Non ancora, perché ancora cominciavo ad andare a lavorare, però da lì a 10 giorni il mondo si è stravolto, cioè porte chiuse, a casa, ok. Anche lì, avevo paura? No, ma mi sentivo comunque che qualcosa stava cambiando intorno. Ed era anche bello, perché era bello svegliarsi senza essere in ritardo, era bello mangiare insieme, pranzare insieme, cenare insieme, ed era bello sempre con gli occhi dei miei figli che mi dicevano mamma mi piace il virus, che è una frase pazzesca, no? Mamma mi piace il virus, perché siete con noi, perché siamo tutti insieme a casa, perché è bello avervi qui, anche se dovete lavorare, perché lì poi è iniziato invece la consapevolezza del delirio, perché io lavoravo dalla mattina alla sera con 3 bambini, senza governante, e quindi ti scopri, come dicevo prima, da un giorno all'altro, sono banalità, ne abbiamo lette tutti a centinaia, no? Però io l'ho vissuta, è la mia storia, non ho cose più intelligenti o interessanti da raccontare, e quindi ti scopri da un giorno all'altro che sei lavoratrice, mamma, cuoca, maestra, clown, portiere di calcio, però in qualche modo... Ce l'abbiamo fatta con un pennello in una mano e il mouse nell'altra, ce l'abbiamo fatta. Poi, e questo è stato l'inizio, poi è arrivata la cassa integrazione.
che anche solo linguisticamente è una cosa terribile, no? Cioè, comunque siamo usciti tutti da quell'immaginario dei metalmeccanici, cassaintegrati. E io, quando il mio capo mi ha chiamato, mi ha detto, Ale, ho pensato a questo, sono ufficialmente una cassaintegrata. E non avresti mai pensato. Non avrei mai pensato nella mia vita di essere una cassa integrata. E non solo per la parola in sé, no, che evoca cose che già non mi appartengono, per ideologia politica, no, lo sapete, eccetera. Linguisticamente, e anche perché mi trovavo a non lavorare, ma non per una mia scelta. È stato in qualche modo un oracolo. Perché mentre il mondo impazziva nell'emergenza del... Per me, a me ha dato la possibilità di vivere non 10 vite, ma 2, 3, cioè qualche giorno lavoravo e qualche altro giorno potevo fare i compiti, giocare, la cuoca malissimo sempre, comunque giocare con i miei figli e lavorare, cioè l'idea di, è in qualche modo una nostalgia, ma di andare dove? A fare cosa? A vedere chi? A raggiungere, a ricominciare, non so, a ricominciare a truccarmi, a vestirmi, a prendere la macchina, andare a accompagnare i figli a scuola. Sì, forse una forma di nostalgia dell'essere in ritardo, forse. Perché dopo 2 mesi di quarantena fissa, ferrea, come vi ho detto, ho portato i miei figli con me a gettare i bidoni nell'immondizia, 30 metri dal portone di casa. Sono usciti dalla porta e si sono illuminati i sorrisi e hanno cominciato a correre sul marciapiede. Mamma, ti prego, portaci sempre con te, è bellissimo andare a gettare l'immondizia, no? Cioè alla fine per un bambino, perché io torno sempre lì, noi siamo pieni di sovrastrutture, abbiamo i nostri meccanismi, no, di sicurezza, di... Il bambino avremo tutti solo in un momento come questo da cercare di guardare il mondo con i loro occhi e con la loro pancia soprattutto, no? Per un bambino la visuale, ma come per noi, solo che a me non l'hanno fatto rendere conto loro. Cioè, se tu guardi sempre i soliti 4 muri, no? Il tuo orizzonte è quello. Nel momento in cui apri la porta, che può essere anche metaforico, no? Cioè, alla fine esci, vai sul marciapiede, vai al bidone dell'immondizia, riscopri qualcosa, lo sveli, che prima... Io non voglio avere paura. E quello che mi ha colpita di più è stata il bisogno, di proteggerli in qualche modo, ma non da questo mostro invisibile, o non solo, certo c'è anche quello, non siamo incoscienti, ok, vabbè, da quel mostro invisibile che ci vuole, ma dalla paura. Le mascherine, cosa fanno le mascherine? Le mascherine ci tolgono l'umanità in qualche modo, perché ci coprono la bocca, no? E tu con la bocca cos'è un uomo senza la bocca? Un uomo senza le labbra, un uomo senza il sorriso, un uomo senza il linguaggio, un uomo senza i denti? Non lo so, per me non è un uomo. E ti dico, ovviamente le metto e le farò mettere ai miei figli, perché... Però se dobbiamo ragionare, no, sul piano visivo, un uomo senza la bocca che cos'è? E immaginate gli occhi di un bambino che guarda un mondo di persone che camminano come degli automi senza le labbra, senza la rabbia, senza il bacio, senza il linguaggio, senza... Forse è meno traumatico stare accoccolato alla madre nel letto, no? Più che chiederci che cosa è stato questo periodo di sospensione, che è ancora secondo me troppo fresco per commentarlo, dovremmo piuttosto chiederci se e come ricominciare. Perché io sono uscita, ve lo raccontavo prima, solo una volta per venire da voi a ritirare i libri 2 sabati fa, no? Sabato scorso, sì. E quello che ho visto a me non è piaciuto. Il mio professore del liceo, a cui ero molto legata, diceva che niente di bello può nascere dalla paura. Sarebbe bastato rispondergli Kafka, dice, no, ma cazzata, possono nascere delle cose stupende dalla paura. Però non lo so se è vero, perché ho sentito sempre questa frase così mia, che in qualche modo mi apparteneva, e ora il nemico invisibile è la paura, e forse l'unica cosa è proteggerci. Avvocato, mamma, cuoca, domestica, clown, cantastorie, giocoliere, portiere di calcio.